Allora, mi presento, sono Romina Illuzzi, come mi diceva Patrizia, e dipingerò un ritratto, che è un po' il mio tema d'elezione, il mio tema preferito. Per l'occasione del festival di Monza in Acquarello, verrà lanciato con Borciani Bonazzi anche un mio kit di pennelli, che è proprio una selezione ritratto. Sono i pennelli che io uso abitualmente per il ritratto. Ce l'ho qui nuovo di zecca, che mi è arrivato qualche giorno fa, li tiro fuori tutti, ecco, e niente, sono tutti sintetici, li trovate in vendita in Piazza Duomo. Allora, io non ho fatto il disegno prima perché volevo farlo qui con voi, ok, in modo che vedeste tutto il processo. Tanto avevo 2 ore a disposizione, ora anche se si è ridotta un po' di mezz'ora ce la facciamo, poi ho visto che il prossimo dopo di me credo sia alle 3, quindi insomma vi tengo qua un po'. No, non preoccupatevi. Allora, intanto bagno già i colori. Ecco. E ho deciso di proporvi un ritratto molto simile a quelli che poi vedrete in mostra all'Arengario. È praticamente una foto da quella seduta di foto che ho fatto alla modella. Ok, allora comincio sempre con un disegno. Non lavoro senza disegno, nonostante faccia ritratti da tanto tempo, però preferisco avere comunque una base. Ok, se volete farmi qualche domanda nel frattempo, sono qua. Allora, scelgo di non collocarlo al centro. Io preferisco sempre decentrare un po' l'immagine, perché in questo modo abbiamo una porzione di foglio libera e per me è come se ci sia un campo libero per una storia da raccontare, perché qualsiasi sia il soggetto, che sia una natura morta o un ritratto, a maggior ragione nel caso del ritratto, è importante che ci sia, che non sia soffocato dal bordo e che abbia la possibilità di narrare, di raccontarci qualcosa. Quindi in questo caso lo collocherò nella porzione sinistra del foglio. Un bel respiro sempre prima di cominciare. E il pensiero che ho sempre poi nella testa, non devo esporlo al Louvre, quindi questo mi aiuta un tintinino a rilassarmi. Non che non abbia rispetto, insomma, di voi che state guardando adesso. Però dico, non ha una destinazione, non va al Louvre, per cui se non mi piace, pazienza. Una Moulin du Roi a grana fine. Chiamatemi pure Romina, eh. Sapete che la Moulin du Roi non è più in commercio. Io ho un mio piccolo tesoretto.
scelto questa immagine perché voglio, ho cominciato un po' un percorso che coinvolge il tessuto, che è un tema che a me piace molto. Quindi ho voluto proprio riproporre un po' i soggetti che, appunto, come vi dicevo, troverete in mostra all'Arengario. Ci siamo. Lavorerò bagnato su bagnato e abitualmente, ora qui per una questione di tempo, lo evito, ma tutti i ritratti che vedrete poi in mostra sono stati realizzati bagnato su bagnato, bagnando anche il retro del foglio, ok? L'ho tenuto proprio in immersione in vasca e per qualche minuto tirati fuori, sgocciolati un attimo e poi ho cominciato a dipingere. Questi sono nuovi, quindi li bagno un attimo. Questo è un pennello nuovo che trovate nel kit. Sono tutti quanti in sintetico. Ok, allora qui c'è di tutti, mi manca questo qui. Provo già il colore. Sì, userò principalmente, io uso sempre giallo e un giallo e un rosso, che poi vado a cambiare a seconda del tipo di carnagione, del risultato che voglio ottenere. A cambiare nel senso vado a scaldare o a raffreddare. Allora, mi trovo molto bene con i Daniel Smith, ma anche con gli Holbein. Holbein. Ok, quindi questo sarà un po' il tono. Qui vado. Vado ad aggiungere poi un goccio di azzurro, che può essere il cobalto o molto spesso il verdi terra, che è questo colore qui. Non so se... No, la tavolozza non la si vede tutta. Ecco. Così vedete meglio anche un po' la tavolozza. Verdi terra. Io abitualmente non uso lo scotch perimetrale. Non mi piace avere questo bordo bianco, che è, in alcuni casi è bello, cioè mi piace vederlo, ma per i miei lavori non lo adotto perché mi sembra di avere un ulteriore limite a quello che è già il bordo del foglio.
Vedete, vado a bagnare bene. Non uso un mascherante, non sono abituata ad usarlo, non mi piace. Ok, mi assicuro che tutto sia bagnato. E poi vado con il mio colore. Ecco, qui non è bagnato. Che mi assicuro che sia denso, molto cremoso. Quindi lo rifaccio, perché quella che avevo fatto era un po' una prova. Ora sto usando un giallo caldo, di cui non ricordo il nome di questo qui, è un antrachinoide magenta, un magenta. Un colore molto carico, perché poi ovviamente si scaricherà. Proprio, non so se lo vedete, sì. Voglio che tutto si fonda, che non ci siano cesure. E vado già a lavorare su quello che ho attorno. Ok. Vedo che ancora si tiene bagnato. E vado subito adesso a lavorare i volumi. Come avete visto, ho già impostato i volumi. Vado subito a recuperarmi qualche chiaro di quelli che ci tengo a tenere. Lavoro sui chiari, ma vado anche a rinforzare dove serve i volumi. Questa è una fase in cui proprio lavoro tanto sul volume. Poi dopo andrò a lavorare sul disegno. Io lavoro moltissimo, vedete, con questi pennelli a punta obliqua. Qui ho aggiunto all'impasto iniziale il Verditer.
dopo riflesso, ok. Voglio tenere bagnati. Ok. Tenere bagnata la zona circostante. Allora, io ho caricato i colori in tavolozza l'altra sera e non si sono ancora asciugati bene. Non amo particolarmente lavorare con i colori freschi. Cerco sempre di lavorare con il colore secco, ben asciutto.
ovviamente andiamo a, per questioni di tempo, andiamo a, anche comunque proprio di interpretazione, andiamo a interpretare bella ragazza che è mia nipote, che dico con orgoglio essere mia nipote. Immagine di partenza. Un po' di nepotismo. Questo è un rosso veneziano. Qui intanto lasciamo che il viso si asciughi. Questa è una tinta neutra, questa qua. Sembra quasi un nero. Con del blu oltremare. Questo qui, bello intenso, è un azzurro oftalo con un po' di oltremare. Qui lascio che vada il colore.
andiamo a rinforzare ancora un po' di toni con un colore molto molto denso, perché vedete tutto bagnato, quindi devo usare il colore molto denso, molto cremoso, se voglio che si sfumi ma resti localizzato, che non si apra troppo. Ok. Ecco qua, il colore dei pensieri, ok? Ho voluto qualcosa da questa parte. Bene, allora. Adesso andiamo a lavorare sul serio. Cioè, finora abbiamo un po' un attimino giocato. Casca lui, lo mettiamo di qua. Adesso che lui è tutto quanto bello fuso, andiamo a lavorare sul dettaglio. Pennello tondo, punta fine. Vado a racimolare un po' di colore che ho già qui, semmai lo rifaccio un po' quello, uno simile a quello che ho utilizzato per l'incarnato, e vado a riprendere il mio disegno. Qui è asciutto.